Eli Home rende bella la tua casa. Cuscini, cestini, idee per le tue piante, idee di Natale e molto molto altro ancora. Iscriviti subito al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Ah, e già che ci sei, seguimi su Instagram, è gratis! Ciao ragazze, bentornate su un nuovo video. Avete voglia di stare un po' con me questa sera? Sì? Vi va allora che facciamo un cuscino assieme? Di quelli facili e veloci da fare. Per questa idea ho deciso di utilizzare un bellissimo tessuto rosso scamosciato per la parte davanti. Invece per la parte dietro del cuscino non ho utilizzato nessuna cerniera, ma ho preso un semplice tessuto bianco, uno un po' più corto e l'altro un po' più lungo, che sul rettangolo più largo gli ho cucito il bordino di un centimetro, così per rifinirlo un attimino. Guardando in internet ho trovato una bellissima scritta, la tipica frase che dice Babbo Natale, ho ho ho! Quindi ho detto, no, questo è il cuscino di Natale che devo assolutamente fare. E che sicuramente, ragazze, vi piacerà, vero? Allora cosa ho fatto? Ho disegnato questa scritta su un foglio di carta, e poi ho preso la carta carbone che tutte conosciamo, anche se non andiamo più a scuola, però sicuramente una volta nella vita l'abbiamo usata. Cosa basta fare? Allora, distendiamo bene il tessuto, ci mettiamo la carta carbone e sopra ci appoggiamo la scritta. Con la matita, facendo piano piano, andremo a ricalcare la scritta ho 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 e noteremo subito che si trasferirà sul tessuto nel giro di pochissimi secondi. È un passaggio semplicissimo, ma che da pirla non ho registrato perché ho dimenticato di accendere in quel momento la videocamera, giusto? Ora ragazze, potete scegliere quello che volete. Io ho preferito usare un cordoncino, ma se voi volete usare un filato, almeno che sia abbastanza grosso. L'importante è che abbiate una bella pistola e scaldate bene bene la colla a caldo, mi raccomando, così diventa bella liquida e riuscirete ad essere più precise nell'incollare il cordoncino seguendo perfettamente la scritta. Ora che la vostra scritta sarà bella incollata, basterà prendere le stoffe che avevate tagliato prima ed incollarle o con la colla a caldo o con l'ago e filo. Io in questo caso ovviamente ho usato la mia comodissima macchina da cucire. Prima posiziono la parte più corta e poi quella più lunga. Un po' di spilletti qua e là per tenere il tessuto fermo. Ancora pochi minuti e vediamo che risultato ho ottenuto. Oh, bellissima! Che ne pensate, ragazze? È un bel cuscino per Natale da mettere sul letto, in salotto, sul divano? Che ne dite? Fatemi sapere! Molte di voi mi scrivono se facevo dei cuscini per Natale. Questo è il primo, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere!
È il momento di passare alla seconda idea che ho fatto per Natale da mettere nel mio caminetto. Quale caminetto? Ma proprio quello che mi sono costruita poco tempo fa nel video precedente. Se ti sei persa il video, allora ti invito poi di andare a guardartelo subito. Comunque, tornando all'idea, ho pensato di prendere delle piccole pigne, dei ramoscelli e delle bacche. Volevo avere la soddisfazione di costruirmi una ghirlanda da appoggiare in questo caso nel mio camino, ma si può mettere anche su una mensola, su un mobile, su un tavolino. La partenza è molto semplice, quello che vi serve sarà un po' di fil di ferro morbido, in maniera da maneggiare facilmente, e un po' di spago. Perché lo spago? Perché gli dà questo aspetto un po' rustico. Ho iniziato ad agganciarci o a avvitarci delle piccole pignette, queste qui marroni. In che modo? Beh, è più semplice guardare il video che a spiegarvelo. Ovviamente le ho posizionate a una distanza armoniosa tra di loro, non troppo vicine, non troppo lontane, che non si creano appunto buchi brutti brutti da vedere. Fatto questo, ho iniziato a prendere i rametti piccolini che avevo già smantellato prima e li ho avvitati anche loro con un po' di fil di ferro fino fino. Ecco, vedete come si mostra già molto carina? Allora sono passata a metterci poi le bacche. Stesso passaggio, un po' così, un po' colà, un po' a destra, un po' a sinistra, in maniera da creare una ghirlandina bellina da vedere. E ora che è pronta, penso proprio che andrò sul camino e vediamo insieme come sta. È sicuramente una bella decorazione per Natale, il vostro amato Natale classico, da mettere o dritta appoggiata a qualche superficie o da appendere da qualche parte. Ma perché no? Esageriamo un pochino. Se avete una fila di lucine LED, ce la attorcigliate intorno e gli date ancora quel punto luce e quel tocco di magia. Ed eccomi di nuovo qua, con la mia immancabile calza per Natale. Ho fatto una coperta tartan, non può assolutamente mancare una calzotta da appendere, sempre tartan, in maniera da farci l'abbinamento, giusto? Semplicemente cosa ho fatto? Ho preso una calza che avevo già e l'ho ridisegnata con il gessetto sul tessuto. Questo per la parte davanti, poi semplicemente per la parte dietro ho utilizzato un semplice tessuto bianco, anche qui. Una volta ritagliati e puntati con gli spilli, sono andata a cucirla subito. Bene, 3, 2, 1, vediamo cosa ho ottenuto. Beh, nella sua semplicità posso dire che non ho parole, è davvero bella. Ero ovviamente indecisa se tenerla così molto minimale, molto semplice, o addirittura metterci quel fantastico e famoso bordino bianco peloso. Ho chiesto consiglio al mio ragazzo e lui mi ha detto di esagerare e di farla con il bordino peloso, quindi spero di aver fatto la scelta giusta. Voi invece cosa avreste fatto? L'avreste tenuta senza o con il bordino pelosetto bianco? Fatemi sapere. E comunque per il bordo è semplice, basta ritagliare un rettangolo e unirlo. Ricordatevi di inserirci anche un gancettino per appenderla. E una volta che avete deciso la posizione, basta infilarcelo sopra e glielo attaccate anche con un po' di colla a caldo.
pensando, sarebbe carino personalizzare la mia calza. E quindi come farlo? Ma semplicemente con un po' di cartone e filato, quindi senza spendere neanche tanti soldi. Ho trovato una vecchia scatola di cartone e visto che mi chiamo Elisa, la lettera che sono andata a disegnare è proprio la E. Voi invece andrete a disegnare l'iniziale del vostro nome. Sì, lo so, è un dettaglio stupidino, ma anche se ci pensate un po' coccolino, no? Dovete prendere un po' di colla Vinavil e il filato che avete scelto e in pochissimo tempo riuscirete così a rivestire la vostra lettera. In alternativa, se non avete filato, stavo pensando che potete utilizzare anche un tessuto. Glielo appiccicate sopra, utilizzando sempre la colla Vinavil, e il risultato è finito. Ricordatevi di mettergli un gancettino e fine. Vi mostro la calzetta di Eli Home per quest'anno. Siamo arrivate quasi alla fine del video, ma con un'idea anche qui originale, fatemi sapere. Sicuramente anche voi avete delle vecchie cornici come me. Per questa idea preferisco utilizzare una cornice nera. Più piccola è la cornice e più sarà un dettaglio davvero prezioso da tenere in qualsiasi angolo della vostra casa. E che sicuro gli ospiti che verranno a trovarvi rimarranno stupiti per la vostra creatività. Utilizzate il tessuto più natalizio che avete. Io ovviamente col mio tartan ci ho fatto un po' di tutto quest'anno. Dovete subito ritagliare un rettangolino giusto giusto da infilarcelo dentro alla cornice. Poi, sempre nei negozi in giro per il paese, ho trovato questa testina di cervo. Sicuramente se guardate riuscite a trovarla anche voi. Cosa ho combinato? Ho preso la colla a caldo e ci ho attaccato il cerbiatto sul vetro della cornice. Poi sono andata a tagliarmi due pezzettini di ghirlanda per creare una ghirlandina per lui, per il mio cerbiattino ancora più piccola. Vi piace allora come idea? È veramente semplice, velocissima e comunque un vero bel dettaglio natalizio. Fatemi sapere se vi piace. Intanto vi invito a iscrivervi, se siete nuove, al mio canale iscrivendovi, cliccando la campanella e selezionare, fate attenzione, il tasto tutte che molte non conoscono ma dovrebbero imparare a iscriversi correttamente. Fatelo, controllate, mi raccomando. Altrimenti non vi arrivano le mie notifiche e neanche quelle di altri canali. Comunque vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video, sempre con idee natalizie. Ciao, baci!